Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere un gioco veramente figo con 4 carte nere, 1, 2, 3, 4 e 4 assi, 1, 2, 3 e 4. La cosa bella è che gli assi tendono a cambiare posizione con le carte nere, ve lo faccio vedere. Andiamo a prendere i nostri 4 assi e li disponiamo in questo modo, quindi 2 qua e 2 qua. Lascio a faccia in alto l'asso di picche per farvi vedere il punto di arrivo degli altri 3 assi. Io vi faccio vedere che in mano ho 4 carte nere. Se andiamo a prendere la prima carta nera, la appoggiamo sopra l'asso di picche, io vi faccio vedere che in mano ho 3 carte nere. E se andiamo a prendere il primo asso, lo mettiamo in mezzo, basta fare così, che il primo asso sparisce e va a finire al posto della carta nera e viceversa. Difatti, l'asso è passato. Lo faccio vedere un'altra volta. Andiamo a prendere una carta nera, io vi faccio vedere che in mano ho solo 3 carte nere. Andiamo a prendere un altro asso, lo mettiamo in mezzo, basta fare così via. Anche il secondo asso è passato ed è andato a finire al posto della carta nera. Olè. Ultima volta, ultimo asso, prendiamo una carta nera, lo appoggiamo, vi faccio vedere che in mano io ho solo 3 carte nere. Andiamo a prendere un altro asso, basta fare così. E anche l'ultimo asso è passato al posto della carta nera. Ciao a tutti ragazzi, questo era Jets and Gaces. Spero vi sia piaciuto il video, spero voi lo condividiate, iscrivetevi se vi è piaciuto, siete mitici, mi raccomando mettete pollice in su alla mia pagina Facebook, rimanete sempre aggiornati e a bombazzi.